Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Bentornati e bentornate, buon martedì, siamo all'11 di ottobre e siete sempre su Liberi Dentro, Eduradio e TV, la nostra trasmissione quotidiana che fa da ponte tra carcere e città. Ciao Antonella, bentornata anche a te. Ciao Caterina, ciao a tutti. Beh, oggi Antonella parliamo di codice ristretto, è una notizia che abbiamo già toccato quest'estate quando siamo andati con le nostre telecamere nella casa circondariale d'Ozza di Bologna per la presentazione di che cosa fosse il codice ristretto e la consegna ai detenuti. E il codice ristretto arriva anche in altre regioni del nostro paese, in particolare è arrivato in Campania nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, accolto dal garante Samuele Ciambriello, quindi è un'esperienza che si sta estendendo. E è dunque un vademecum, raccontavamo, che fornisce informazioni sulle norme che regolano i percorsi di risocializzazione nelle carceri. Si tratta di una rapida guida che indica al detenuto tutta una serie di informazioni per renderlo consapevole dei suoi obblighi, ovviamente, e anche dei suoi diritti, e di ciò che può richiedere e di ciò che non può essergli concesso in base alla pena che sta scontando. Stiamo parlando di liberazione anticipata, lavoro esterno, permessi ordinari e permessi speciali, affidamento in prova ai servizi sociali e affidamento di tossicodipendenti, detenzione domiciliare e semilibertà. Per quel poco che possiamo aggiungere, in realtà l'abbiamo visto ed è fatto veramente molto bene, molto intuitivo e ben organizzato anche. È quindi uno strumento di informazione che diventa molto importante per il detenuto, proprio per migliorare la consapevolezza di sé e della realtà in cui vive, che è appunto quella penitenziaria, e che si trova ad affrontare quotidianamente dal momento in cui varca la soglia del carcere. Difatti è stato pensato proprio per essere una guida per quelle persone detenute che sono più deboli di altre, magari perché non hanno una guida di un avvocato che lo segua costantemente e che magari non se lo possono permettere. Quindi è un modo per rendere le persone più consapevoli anche attraverso un mezzo di diffusione cartaceo. E inoltre il codice ristretto può rivelarsi una guida anche per operatori all'interno degli istituti, operatori che vogliano rendersi più consapevoli dei diritti e delle preclusioni previsti dalle norme per le persone detenute. Ormai vediamo che il codice ristretto si sta diffondendo anche in altre regioni e questo è molto positivo. Infatti da poco è stato introdotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma a questo punto Caterina, dove nasce e come nasce questa iniziativa? Nasce tutto da Bologna, perché è stata la Camera Penale di Bologna a promuovere questa iniziativa, a scrivere il codice ristretto con il patrocinio dell'Osservatorio Carceri delle Camere Penali e la collaborazione dell'Ufficio del Garante Regionale dei Detenuti. E poi, valutato il pregio dell'opera, l'Osservatorio Carceri ne ha proposto la diffusione in tutti i territori delle Camere Penali. È diviso come se fosse una tabella, per l'appunto, una per i detenuti ordinari, una seconda per quelli condannati per i delitti inseriti all'articolo 4 bis e una terza per i casi speciali. L'obiettivo è quello di consentire l'incrocio dei dati, di comprendere immediatamente se vi sono le condizioni per l'applicazione della misura alternativa. Ma io mi fermerei qui vedendo che cosa ne pensa la direttrice del carcere Rocco D'Amato di Bologna, che ha assistito alla consegna del codice ristretto nel carcere. Uno strumento che sicuramente consentirà loro di avere consapevolezza dei propri diritti, ma soprattutto del percorso che possono fare quando i limiti di pena lo consentono per accedere alla misura alternativa. È i detenuti più consapevoli di quelle che sono le possibilità offerte dalla normativa, diventano persone più responsabili nell'affrontare il loro percorso per il rientro nella società. Lo strumento è molto agevole e quindi un ringraziamento particolare a chi lo ha pensato e progettato, è molto semplice, quindi sarà facilmente comprensibile anche da chi non ha grossi strumenti culturali, e sono sicura che potrà agevolare anche il lavoro degli operatori, proprio perché facilita la comunicazione e la consapevolezza. Riprendiamo
riprendiamo con l'ospite della settimana, da oggi fino a venerdì siamo sempre con i volontari dell'associazione del carcere AVOC. Siamo in particolare oggi con Gianna Baiesi, che si occupa del vestiario. Ci racconterà lei che cos'è, ma soprattutto ci racconterà lei come ha deciso di entrare in AVOC e del servizio di volontariato che svolge. Rieccovi, bentornati, di nuovo siete su Liberi dentro Duradio TV, riprendiamo il filo delle nostre interviste con gli ospiti della settimana. Questa volta io ho una collega qui con me, sono contentissima perché c'è Gianna. Ciao Gianna. Ciao. Dell'associazione di volontariato per il carcere AVOC. E, beh, io di solito parto da te, un po' dalla tua storia, perché è sempre interessante sapere come mai e come si diventa volontari in AVOC. Forse la mia storia è un po' anomala, nel senso che ci sono diventata un po' per caso, nel senso che avevo interesse a fare un'attività di volontariato perché ero diventata pensionata, ma non mi sentivo ancora pensionata, avevo ancora voglia di fare cose e quindi tramite amici che mi hanno dato nominativi di questa associazione ho contattato il presidente e ho iniziato a fare le prime riunioni con AVOC. Il mio interesse era proprio quello di fare un'attività nella quale ci fosse la possibilità prima di tutto di aiutare le persone meno fortunate di me, e penso che il carcere purtroppo sia un grosso esempio di quello che sono le persone più sfortunate della nostra società. E quindi così avevo bisogno di fare questa esperienza, forse più per necessità mia e forse più per bisogno mio che di altri, diciamo. Gianna, facevi già volontariato prima in altre associazioni o è la prima volta? Beh, ho fatto piccole attività di volontariato, così su richiesta di amici che anche loro operano in altri settori, però non, mai niente di, diciamo, di fisso, di come invece sto cercando di fare un pochino con AVOC per... anche perché adesso ho molto più tempo a disposizione, quindi posso insomma dedicarmi un pochino a questa attività. In cosa è diverso fare volontariato in carcere? È diverso nel modo, non lo so, forse è un tipo di volontariato nel quale ci si sente di dare una mano perché forse sono in pochi che aiutano e che sono sensibili a questo settore della società che comunque ha tanto bisogno, ecco. In questo senso direi, non saprei dire altro. Tu vieni dal mondo della scuola, so che sei stata insegnante, sì. E so che il tuo primo approccio al carcere è avvenuto proprio quando eri un insegnante. Sì, esatto, ho fatto un intervento con la mia classe insieme ad una docente che già da... per diverse volte aveva iniziato a fare questi incontri con il carcere di Bologna e quindi ho portato la mia classe. È stata un'esperienza molto positiva e molto costruttiva, anche per aiutare i ragazzi a capire quali sono i problemi a volte reali della vita e non solamente i loro problemi. Nella loro fascia di età spesso loro sono molto concentrati su loro stessi, non si rendono conto. Invece questa esperienza li ha fatti ragionare molto, la discussione è stata molto bella insieme ai carcerati, è stata una bellissima esperienza, che forse questa è stata in qualche modo determinante anche nella mia ricerca, nel mio interesse per cercare di fare questa attività. Quindi, a parte l'incontro con i detenuti, il primo impatto con l'ambiente per te com'è stato? Entrare in carcere è comunque un grosso impatto, perché uno entra in un ambiente chiuso, circoscritto, basso, buio, con delle sbarre, quindi l'effetto iniziale è subito un attimino un po' inquietante, diciamo. E invece vedere tanta gente che comunque si muove in questa struttura, sapendo che sono in tanti ma che poi devono stare lì, che spesso non hanno nulla da fare, che quindi si annoiano, non hanno stimoli, magari hanno fatto reati per i quali stanno rimuginando dentro di sé che il loro percorso personale, insomma, è stato un approccio, il primo approccio è stato abbastanza toccante, diciamo.
E poi pian piano ci si abitua, come in tutto, entrando dentro, ci si prende familiarità e ci si rende conto che poi non è un ambiente così ostile per chi viene da fuori, lo è per chi c'è dentro. Dopo aver ascoltato Gianna Baiesi, continuiamo il nostro viaggio negli Stati Uniti, a New York nello specifico, e continuiamo a parlare della comunità yazidica di New York, in cui, come vi abbiamo già detto ieri, vivono circa 2 milioni di ebrei, il 10% di loro è yazidico. E abbiamo anche già accennato alle circa 50 scuole religiose maschili, chiamate appunto yeshiva, nelle quali si studia prevalentemente religione, lasciando pochissimo spazio alle altre materie, che vengono studiate tra l'altro nel pomeriggio e per poco tempo. Il New York Times ha fatto un'inchiesta durata 10 anni e ha trovato diverse difficoltà nel mappare il sistema scolastico. E una delle complicazioni maggiori è che non è semplice verificare la qualità dell'apprendimento che offrono questi centri. Però io immagino almeno che, così come accade da noi in Italia, le yeshiva, o yeshiva anche, debbano comunque garantire uno standard minimo, ecco, di istruzione pari a quello degli istituti pubblici, no? Hai ragione, Caterina, ma non sono tenute a sottoporre i loro scritti alle prove standard che lo Stato usa per valutare le competenze di base degli studenti in materie come la matematica, l'inglese, insomma, quelle che si devono testare, che nelle altre scuole si fa. E quindi, diciamo, non essendo obbligate, non lo fanno. Sono pochissime quelle che lo fanno. Pensa che solo nel 2019, dopo che il Dipartimento aveva pubblicato un rapporto parziale dell'indagine cominciata nel 2015, la sede centrale dell'UTA, che è la scuola più grande, che occupa un intero isolato nel quartiere di Williamsburg a Brooklyn, ha accettato di far svolgere i test standardizzati a più di 1000 studenti. I risultati sono questi: il 99% di loro non li ha superati, mentre, diciamo, la quota di fallimento tra tutti gli alunni newyorkesi era di circa il 50%, che comunque, diciamo, non è una bella, percentuale. Il fatto è che nella più importante città degli Stati Uniti una comunità chiusa gestisca una delle più potenti scuole private dello Stato alle sue condizioni, senza tra l'altro permettere un controllo da parte delle istituzioni, e soprattutto senza riconoscere il diritto dei bambini a ricevere un'istruzione degna di questo nome, è la cosa più grave in assoluto. E diventa poi un problema pubblico e politico ancora più importante se, per tenere in piedi il suo modello educativo, tra l'altro dobbiamo dirlo fallimentare, perché ieri abbiamo fatto anche l'esempio di una persona che poi, quando ha dovuto lavorare nel mondo reale, si è trovato in estrema difficoltà. Dicevamo, per tenere in piedi questo modello educativo, questa comunità può contare sui fondi statali, almeno $1 miliardo negli ultimi 4 anni, secondo il New York Times, e si tratta di una piccola porzione delle risorse che la città e lo Stato di New York riservano alla scuola pubblica, ovviamente, ma basta per allarmarsi in un momento soprattutto in cui l'amministrazione locale sta tagliando la spesa per l'istruzione pubblica. In teoria, i soldi ricavati dalle tasse non dovrebbero finanziare l'educazione religiosa, spiega giustamente il New York Times, ma vari dipartimenti dell'amministrazione locale assicurano risorse alle scuole private, sia perché sono obbligati a farlo proprio per dalle norme statali, sia per gestire tramite loro alcuni servizi sociali legati all'assistenza all'infanzia. Le yeshiva yazidiche infatti accedono a decine di programmi di questo tipo. Tra l'altro. Quindi, continuando il tuo ragionamento, prendono anche tanti soldi dallo Stato, e quindi soldi che sono il denaro pubblico. Sì, anche se in realtà prendono molto meno fondi per alunno rispetto agli istituti pubblici, però sono tantissimi loro. In media, infatti, ottengono più finanziamenti rispetto alle altre scuole private dello Stato, comprese quelle religiose. Nel 2019 hanno ricevuto circa $100 milioni per distribuire ogni giorno pasti gratis quasi a tutti i loro studenti. Tu direi: bene, ottimo. Anche durante l'estate, tra l'altro, l'hanno fatto. Sedi dell'UTA in seguito hanno usato questo soldi per comprare generi alimentari, ma dove?
nei negozi che appartengono allo stesso UTA, che quindi ha ricavato un profitto. Altri 100 milioni di dollari arrivano dai programmi federali per fornire un'istruzione laica. Le yeshiva dovrebbero impiegare questi soldi per svolgere i test standardizzati, non lo fanno. Ulteriori 30 milioni servono per gli scuolabus e risultano anche 200 mila dollari per la digitalizzazione internet, anche se i rabbini della comunità vietano a studenti e famiglie di usare lo smartphone e navigare online. Ma io mi chiedo una cosa, una volta pubblicata l'inchiesta sul New York Times, qual è stata la reazione delle comunità assidiche? Beh, come puoi immaginare, è stata una reazione un po' conservativa, no? Perché hanno difeso pubblicamente il modo in cui educano i loro giovani, negando alcune conclusioni del New York Times. E pensa che il 13 settembre scorso, due giorni dopo la pubblicazione dell'articolo, l'organo del Dipartimento dell'Istruzione, che monitora tutte le attività educative dello Stato, ha approvato all'unanimità un regolamento che obbliga tutte le scuole private a soddisfare i livelli accademici minimi nelle materie di base e chi non è in regola potrebbe perdere i sussidi statali. Restano però grandi perplessità sull'efficacia di questa norma, soprattutto perché i politici chiamati in causa finora ovviamente hanno evitato di esporsi. Pensa Caterina che le yeshiva controllano piccoli ma influenti bacini di voto, ma questo ce lo immaginiamo succede in tutto il mondo in realtà. Prima delle elezioni hanno raccontato genitori di ex studenti, gli insegnanti spesso consegnano alle classi copie di schede elettorali con i nomi dei candidati scelti dal rabbino capo. A marzo, quando era stato presentato un altro regolamento per le scuole religiose, i leader yasidici si sono attivati per affossarlo, istruendo i fedeli attraverso appunto un volantinaggio e per assicurarsi che i fogli raggiungessero tutti, li hanno fatti arrivare a casa tramite gli alunni. Ma mi fermo qui perché vi presentiamo un servizio che abbiamo realizzato a Fontevivo, in provincia di Parma, su alcune tematiche molto interessanti. È stata una serata dedicata al gioco d'azzardo, al gaming, gambling e alla nomofobia, anche detta sindrome della disconnessione, che descrive la paura di rimanere sconnessi dal contatto di rete di telefono mobile, quindi insomma dallo smartphone. È stato anche il momento per presentare un libro scritto dalla nostra amica psichiatra di Parma, Maria Inglese, e da Teresa Gaggiotti, che è una psicoterapeuta, che si chiama Il dopo e ora. In questo libro hanno raccontato della pandemia, di quanto abbia alla fine accomunato tutti, ma anche il personale sanitario, i pazienti, e quanto sia stato necessario prendersi cura gli uni degli altri, anche tra i professionisti della salute pubblica. Ovviamente è un racconto a più voci, con diversi contributi. E la serata è stata organizzata da Simonetta Gariboldi, medico-psichiatra SERT di Fidenza, ed è stata condotta da Giulia Merli, psicologa SERT di Fidenza sempre. Ed è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione, di fatto, attraverso il Zona Franca, con le attrici che hanno appunto affrontato l'argomento con uno spettacolo teatrale che si chiama Zardò. L'argomento era appunto la dipendenza dal gioco d'azzardo, che tra l'altro si colloca nel manuale dei disturbi mentali nell'area delle dipendenze patologiche ed è caratterizzato appunto dall'incapacità di resistere alla tentazione persistente e maladattiva di giocare somme di denaro elevate. Ascoltiamo Simonetta Gariboldi che ci racconta com'è nata la serata. Simonetta Gariboldi, sono un medico psichiatra, lavoro al SERT di Fidenza. L'iniziativa di Azzardopoli, quindi di portare al pubblico uno spettacolo teatrale sul gioco d'azzardo, nasce dalla richiesta che i servizi si occupino di prevenzione rivolta a tutta la cittadinanza. Quindi abbiamo organizzato nel tempo diversi spettacoli teatrali, facciamo interventi nelle scuole, facciamo formazione per gli insegnanti, formazione per i genitori, facciamo lavorare i ragazzi nella costruzione di interventi con i peer, quindi con altri ragazzi, per fare appunto una diffusione di quello che sono i concetti del gioco d'azzardo
in un modo anche ludico e divertente, perché in alternativa la lezione frontale spesso annoia, la gente si stufa, invece se è possibile fare appunto qualcosa di divertente, i ragazzi lo fanno più volentieri e le persone vengono ad apprezzare lo spettacolo teatrale magari con più volontà rispetto a comprare un libro o a fare appunto altro. Invece il libro sulla pandemia nasce da nostro appunto amicizia con la collega Maria Inglese, che si occupa fra l'altro da tanti anni di portare l'arte vicino alla malattia mentale, quindi l'arte che si fa cura anche. Ha organizzato un sacco di spettacoli, un sacco di manifestazioni per l'azienda. Era un bel modo di celebrare questo lavoro e di celebrare il nostro lavoro dei servizi, che è stato difficile, duro, ma anche ricco di soddisfazione. E dopo aver ascoltato Simonetta Gariboldi, diamo la parola a Giulia Merli, psicologa del SER di Fidenza, che ci parla proprio del gioco d'azzardo e della differenza tra i giochi di oggi e quelli tradizionali. Ascoltiamola. Sono Merli Giulia, psicologa e psicoterapeuta borsista di ricerca presso le SERDP di Fidenza e ho condotto questa serata che ha visto come protagonisti Zona Franca con lo spettacolo teatrale di Azzardopoli e Maria Inglese con la presentazione del suo libro Il dopo e ora. E questa sera abbiamo parlato di cura dei sanitari, di cura anche delle persone che soffrono di gioco d'azzardo e di gaming, due problematiche molto attuali. E ci siamo proprio focalizzate sul disturbo da gioco d'azzardo andando a osservare le peculiarità, le sue caratteristiche e anche le differenze con quelli che sono i giochi tradizionali. Nello specifico, quali sono queste differenze? Prima di tutto l'accessibilità. Infatti con i giochi tradizionali si parla di una scarsa accessibilità, bisognava proprio recarsi in un luogo, ritrovarsi in un determinato luogo per poter compiere e fare quel determinato gioco, mentre ora soprattutto con l'online sia il gioco d'azzardo che il videogioco, quindi tutta la parte del gaming è facilmente accessibile. Tutta una differenza anche legata alla socialità, perché si parla proprio di convivialità, dello stare insieme con i giochi tradizionali, mentre di un'invisibilità e quindi anche di un ritirarsi rispetto al gioco d'azzardo e al gaming. C'è un alto costo e una riscossione che non è immediata nei giochi tradizionali, mentre ovviamente lo sappiamo con tutti anche ad esempio i giochi online, o basta pensare anche alle slot machine, la ricompensa arriva subito, è immediata. Con i giochi tradizionali si parla anche proprio di una ritualità, cioè c'è un inizio, una fine, delle regole da seguire e proprio anche in un tempo di attesa, mentre nella parte del gaming e del gambling la sospensione non esiste, come se si fosse vittime di questa voracità, no? E ciò che rende il tutto ancora più complesso è proprio questa difficoltà anche a staccarsi poi con la mente da proprio questo principio di gioco. C'è una manualità poi nei giochi tradizionali che è differente, mentre nel gioco d'azzardo, anche proprio nei videogiochi stessi, si parla di quei semplici tasti con cui è possibile ad oggi fare tutto. E poi tutto quello che riguarda una complessità, no, dei giochi, pensiamo anche da tavolo, e invece più una semplicità proprio del gioco d'azzardo e del gaming stesso. E adesso passiamo la parola a Maria Inglese, che ha presentato il libro scritto insieme a Teresa Gaggiotti, che si chiama appunto Il dopo e ora. Ascoltiamo che cosa ci racconta. Ecco questa citazione dal libro, perché il titolo non è mio, naturalmente, ma l'hanno suggerito. C'è bisogno di condivisione e apertura al mondo, c'è bisogno di conoscersi e parlarsi, siamo unici. Il male è la disgregazione. Il ruolo psicoanalitico oggi, come lo è sempre stato, riveste un ruolo di ricucitura dopo il taglio. E voi, curatrici dell'anima,
rammendatrici di tessuti strappati, dovete dar voce al silenzio. E presto. È presto? No, è già tardi. Il progetto è cura dell'oggi, è andare oltre nell'esistente. La stanchezza è un velo trasparente che può offuscare la mente. C'è bisogno di rigenerare la mente attraverso un'espulsione mnemonica di immagini dolorose, magari su fogli bianchissimi, per distanziarli e guardarli in una prospettiva diversa, accompagnati in una prospettiva curata. Questa è la frase che mi è stata regalata da una persona con la quale discutevo appunto di come ci si sentiva nel momento del primo lockdown, durante la pandemia. E io lavoro in un centro di salute mentale, siamo colleghe, e quello che mi aveva colpito subito all'inizio è stato il vuoto dei servizi. Noi a un certo punto ci siamo trovati negli ambulatori dove lavoravamo senza pazienti. Non c'era nessuno, perché il consiglio era state tutti a casa, non bisogna ridurre assolutamente gli spostamenti. Quindi anche i pazienti erano invitati a starsene a casa. E quindi è stato un momento nel quale ci siamo guardati tra colleghi e abbiamo detto, ebbene, adesso cosa facciamo? C'erano i medici, gli infermieri che lavoravano nelle corsie, nei reparti Covid, e a loro andava tutta la gratitudine, tutto il sostegno e anche una certa invidia, lo dico perché dicevo, beh, ho studiato medicina, però io quelle cose lì non le faccio, non le so fare. E quindi vedere questi nostri colleghi che invece erano stremati, stanchi, affaticati dal duro lavoro, ci faceva chiedere, e noi a cosa serviamo in questo momento? E allora con una collega, che è una psicologa dell'età evolutiva, Anna Ventimiglia, che scrive un pezzo su questo libro, ci siamo dette, vabbè, noi teniamoci pronte, nel momento in cui i nostri colleghi saranno stanchi, si dovranno fermare, noi ci occuperemo del dopo, comunque sul posto di lavoro. Allora abbiamo cominciato a parlare di noi. Ed è lì che è nato un po' l'idea del libro. Cominciamo a parlare della soggettività, di prima di tutto di noi operatori. Poi avevamo i pazienti, comunque li sentivamo, facevamo 20-30 telefonate al giorno. E dopo questo servizio sul gioco d'azzardo, noi ci salutiamo, ci rivediamo domani e vi ricordiamo di iscriverci redazioneliberidentro@gmail.com e come sempre a domani, stessi orari e stessi canali, un saluto da me, da Antonella Cortesa, Enea Flacco, Diana Bota e Paolo Aleotti. Grazie.